Eccoci pronti a realizzare il nostro cappello. Allora, con il cordino e l'uncinetto numero 3 e mezzo, avviamo 6 catenelle. Aspettate che lo sono in modo che sia molto più visibile. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Chiudiamo in cerchio. All'interno del cerchio facciamo 16 maglie alte. In questo caso io ho fatto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi andiamo a fare altre 15 maglie alte. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 15 e 16. Scusate se vi ho fatto, diciamo, vedere tutto il passaggio, però comunque era fondamentale. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Chiudiamo ad anello, così, e ripartiamo con una maglia bassissima e ripartiamo facendo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Nella maglia successiva andiamo a fare una maglia alta, poi facciamo 2 catenelle e saltiamo direttamente alla maglia successiva. Quindi nelle due maglie successive lavoreremo punto su punto due maglie alte, faremo 2 catenelle e proseguiremo sulle maglie alte successive, una e due. Una e due. Una e due. Dobbiamo sostanzialmente raddoppiare il numero dei punti, nel senso che noi abbiamo 16 maglie alte, facciamo 16 maglie alte sulle 16 maglie alte, ma aggiungiamo tra un gruppo di due maglie alte e l'altro 2 catenelle. E proseguiamo. Una e due. E una e 2, 2 catenelle e chiudiamo a cerchio. Ci posizioniamo sulla terza catenella dell'avvio e questo è il secondo giro, quindi abbiamo raddoppiato i punti facendo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle. Adesso dobbiamo ancora aumentare facendo 2 maglie alte nella prima maglia alta, 2 maglie alte nella seconda. 2 facciamo 2 catenelle, poi lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta del gruppo di 2 e 2 maglie alte sulla seconda. Ancora 2 catenelle, 2 maglie alte sulla prima. 2 maglie alte sulla seconda. Ancora 2 catenelle e poi ancora 2 maglie alte sulla prima e 2 maglie alte sulla seconda. Catenelle, 2 maglie alte sulla prima e 2 maglie alte sulla seconda.
Lo facciamo per tutto il giro, ma lo faccio con voi perché questo giro è abbastanza breve, poi vi voglio far vedere subito il successivo. Ci siamo quasi, eh? Due maglie alte sulla prima. Due maglie alte sulla seconda. Due catenelle. Adesso poi vi faccio vedere il risultato. Vedete, già il risultato si comincia a vedere. Beh, si comincia a vedere, siamo quasi alla fine del giro, quindi ci siamo. Due maglie alte sulla prima e due maglie alte sulla seconda. Cosa succede adesso? Adesso succede che finiamo con 2 catenelle. E ci agganciamo alla terza catenella di avvio. Facciamo subito le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Andiamo nella seconda e lavoriamo una maglia alta. Andiamo nella terza e lavoriamo una maglia alta. Andiamo nella quarta e lavoriamo 2 maglie alte. Una e due. Facciamo 2 catenelle. Ci spostiamo sul gruppo successivo di 4 maglie alte, dove faremo la prima, la seconda, la terza e poi la quarta e la quinta insieme. Catenelle e poi ci spostiamo sull'altro gruppo di maglie alte. Due, 3, 4, 5 e ancora 2 catenelle, una, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle. Una, due, tre, quattro e cinque. Siamo al 1, 2, 3, 4, 5 spicchi. Dobbiamo fare il sesto, il settimo e l'ottavo. Perché in questo cappellino andremo a lavorare su 8 spicchi. Gli 8 spicchi che poi gireranno. Man mano lo lavoreremo, faranno una sorta di girandola. 4, 5. In questo momento non si vede chiaramente perché siamo in fase di aumento, però comunque più avanti ci accorgeremo di come si modifica il cappellino. Il cappello in questo caso non è proprio ino. È un cappello che potete usare per la spiaggia, ma se lo fate anche nero potete utilizzarlo per le occasioni eleganti. Diciamo che è un cappello abbastanza poliedrico, potete personalizzarlo come volete. Insomma, è un cappello che si presta a diverse occasioni d'uso. Ok, nel frattempo siamo arrivati alla fine del giro. Facciamo le nostre 5 maglie alte sulle 4 del giro precedente e adesso chiudiamo con 2 catenelle. Adesso vi spiego la logica di come va avanti questo tipo di lavoro, perché comunque dovremo andare avanti così fino a raggiungere le 96 maglie. 1, 2 e 3 catenelle sulla prima, poi abbiamo una, due, 3, 4 e 5, cioè in realtà sono 6, diventano 6. Facciamo sempre le 2 catenelle, partiamo dalla prima e facciamo 1, 2, 3, 4,
e poi la quinta e la sesta sull'ultima maglia alta. Proseguiamo e facciamo le 2 catenelle e ricominciamo. Allora, questo lavoro qua di aumento sull'ultima maglia alta dello spicchio va fatto fino al raggiungimento delle 96 maglie alte. Quindi io adesso proseguo autonomamente una volta che mi sembra che il meccanismo sia chiaro e ci vediamo quando dovremo procedere con il prossimo passaggio. Come vi dicevo, sono arrivata alle 96 maglie. A questo punto dobbiamo proseguire. Si è formata la calottina. A questo punto dobbiamo proseguire per creare proprio l'altezza del cappello. E come facciamo? Praticamente ripetiamo questo giro di 96 maglie per un tot di volte. Allora, io adesso vi faccio vedere la fine del giro. Allora, facciamo le 2 catenelle, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio con una maglia bassissima e con una maglia bassissima camminiamo sulla seconda maglia alta, quindi salteremo la prima maglia alta. Facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9 e la decima maglia la facciamo nello stesso punto. Il boato che avete sentito è stato un tuono, giusto per vostra conoscenza. Allora, ok, adesso facciamo 2 catenelle, saltiamo la prima maglia, vedete, ho fatto 2 catenelle, saltiamo la prima maglia e andiamo a lavorare sulle 9 successive. No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e la decima la faremo nello stesso punto. Quindi dobbiamo mantenere questa situazione costante per il numero di giri che ci servono ad arrivare all'altezza del cappello. In questo caso posso dirvi che praticamente dobbiamo fare questo lavoro complessivamente, quindi le 10 maglie le dobbiamo mantenere per 11 giri. Alla fine dell'undicesimo giro cambieremo ancora passo, però adesso intanto vi faccio vedere l'ultimo pezzettino e poi io proseguo autonomamente fino al raggiungimento dell'altezza del cappello. Ah no, scusate, ho sbagliato qui. Meno male che non l'avete visto. Allora, salto la prima, nella seconda vado a lavorare la maglia alta. 2, 3, 4, 5, 6, 8, la nona e la decima nello stesso punto. Adesso stacco e proseguo in autonomia. Ci vediamo dopo. Allora, contrariamente a quanto vi avevo detto prima, sono bastati 8 giri per raggiungere la lunghezza giusta del cappello. Vi dico che dalla sommità alla parte inferiore abbiamo 20 centimetri. 20 centimetri sono sufficienti. Adesso dobbiamo ricominciare a fare gli aumenti per fare la tesa. Allora, per quanto riguarda la tesa, facciamo così: ci spostiamo sempre sulla seconda maglia alta con una maglia bassissima. Quindi io ho chiuso il giro con una maglia bassissima, mi sposto sulla seconda maglia alta con una maglia bassissima, faccio le mie 3 catenelle che sostituiscono la prima. E faccio esattamente quello che ho fatto nel giro precedente, se non per un piccolo particolare che è quello di aumentare il numero di catenelle che c'è tra uno spicchio e l'altro. Ecco, stiamo arrivando. Abbiamo fatto 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Adesso facciamo 3 catenelle,
2 e 3. Saltiamo la prima maglia alta, rifacciamo le 10 catenelle e sappiamo che da questo momento in poi, fino alla fine del giro, salteremo la prima maglia iniziale e andremo a fare 3 catenelle tra gli spicchi di maglie alte. Siamo arrivati a 10. Catenelle e proseguo. Ci vediamo alla fine del giro. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo giro. Allora, l'inizio del successivo è identico a quelli precedenti, quindi dobbiamo saltare la prima maglia del giro precedente, cominciare dalla seconda e fare 1, 2 e 3 maglie, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi proseguiamo punto su punto fino all'ultima maglia dello spicchio. La variante che vedremo adesso è che anziché raddoppiare l'ultimo punto dello spicchio, andremo a lavorare 2 maglie alte all'interno dello spazio di 3 catenelle. Poi faremo 3 catenelle e, come di consueto, partiremo dalla seconda fino ad arrivare all'ultima. Una. In questo caso, anziché avere 10 maglie alte come nei giri precedenti, ci ritroveremo con 11 maglie alte. Ovviamente faremo questo per tutti i giri, quindi per ogni giro ci ritroveremo sempre con una maglia alta in più rispetto a quella precedente, perché una la togliamo da qua, due le aggiungiamo, quindi sostanzialmente la differenza è di una maglia alta per spicchio per ogni giro. E questo è un lavoro che va ripetuto esattamente identico fino al raggiungimento della larghezza della falda desiderata. Nessuna variazione per tutti i giri che vorrete. Vi faccio vedere quest'altro passaggio, vedete? Ho fatto le 2 maglie alte, adesso faccio 3 catenelle, 3, mi sposto sulla seconda, inizio e faccio 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e poi ancora una e due maglie alte. Credo che a questo punto il meccanismo dovrebbe essere chiaro, quindi salto la prima, faccio punto su punto quelle dello spicchio più altre due maglie all'interno dello spazio di 3 catenelle. Quindi proseguo in questa maniera senza nessuna variazione fino alla fine e ci vediamo alla fine per vedere il cappellino finito. A dopo. Ecco qua, il cappello è finito. Adesso vi dico quanti giri ho fatto. Ho fatto di quello in cui appunto facevo i due punti alti all'interno dell'archetto, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 10 giri. Ho rifinito con un giro di punto bassissimo, come faccio normalmente per tutti i cappellini, sia perché appunto dà un'idea di finito, sia perché gli dà un po' più di consistenza, un po' più di consistenza al bordo. Considerate il fatto che tra l'altro finivo con le catenelle qui e rimaneva un lavoro che sembrava, diciamo, lasciato a metà. Per quanto riguarda la chiusura, adesso se la trovo, il consiglio che vi do, se la trovo, eccola qua. Il consiglio che vi do è quello che ho fatto io. Vedete, la chiusura non si vede per niente perché io ho infilato il cordino all'interno dei punti, di alcuni punti con l'uncinetto, e dopodiché ho fatto una lievissima fiammata in modo che praticamente la plastica del cordino, quindi il materiale sintetico del cordino, si consolidasse. Infatti, toccandolo si sente che c'è un puntino un po' più duro, ma così all'occhio, come vedete, non si vede niente. Specialmente da questa parte, cioè non si vede proprio niente. Ho dovuto cercarla, come vedete, la chiusura, perché non si vede assolutamente nulla. Come vedete, questo è un progetto molto semplice e veloce da realizzare, soprattutto con il cordino. Vi consiglio di utilizzare il cordino o un cotone molto sostenuto, perché, come vedete, il lavoro è
diciamo, la falda del cappello è molto pesante e quindi è il caso di utilizzare un filato sostenuto per evitare che poi si afflosci su se stessa. Invece in questa maniera rimane sufficientemente rigida. Tra l'altro non è molto ondulata, vedete, rimane, diciamo, non rimane una metà della circonferenza, ma rimane un po' più ristretta, per cui se da una parte la volete mettere abbassata e dall'altra alzata, il risultato è ancora migliore. Poi, vabbè, insomma, per quanto riguarda l'indosso, vi farò vedere alcune foto, magari metterò qualche foto nella presentazione. Io credo che di avervi detto tutto, credo che sia tutto abbastanza chiaro, qualora non dovesse essere. Ah, ecco, se volete la larghezza, che vi do la larghezza del pezzo, che è di 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, circa 42 cm da questo punto a questo punto. Quindi, diciamo, la larghezza della falda è di circa 42 cm. Ovviamente potete prolungare i giri quanto volete, se volete farlo più lungo lo fate più lungo, se volete farlo un po' più corto, io ne ho fatto anche un altro più cortino che era quello campione, un po' più corto e più, diciamo, più maneggevole, ecco, da mettere nella borsa della piscina, per esempio, potete farlo. E per il resto, appunto, credo di avervi detto tutto a questo punto, quindi vi auguro buon lavoro e buon divertimento mentre lo realizzate. Spero che questo progetto possa esservi di spunto per i vostri lavori estivi e che possa trovare un piccolo posto nella valigia delle vostre vacanze. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto, cliccate sulla campanella e se volete lasciate un messaggio o un commento sotto questo video in modo che io possa leggerlo e possa rispondervi eventualmente, possa capire se questo video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete dei suggerimenti da darmi che sono ben accetti e quant'altro. Ecco, vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e buon divertimento.